Qui vediamo il termometro dell'amore, love thermometer, che funziona più o meno come la macchinetta alla caffettiera Moka. Vediamo questo video, si stringe la parte inferiore del termometro dell'amore e il liquido, questo alcol colorato, sale lungo la serpentina e si trasferisce nella parte superiore. Altro video simile, si stringe il termometro nella parte inferiore e la parte superiore, si trasferisce nella parte superiore tutto il liquido. Leggiamo la spiegazione. Nell'ampolla c'è un liquido colorato e se tu stringi la parte inferiore dell'ampolla, nella mano calda, il livello del liquido, cresce istantaneamente, rapidamente. Non è la dilatazione termica, di volume dei liquidi, come avviene nei normali termometri. Questo perché la salita del liquido è molto rapida, invece nei normali termometri, ci mette molto più tempo il liquido a salire. Quindi la spiegazione è un'altra, non è la dilatazione termica, ma è quest'altra. Sopra la superficie del liquido, qua, c'è l'aria mescolata con il vapore, di questo alcol, con i vapori d'alcol. L'alcol liquido è in equilibrio termico con il vapore saturo. Quando la parte inferiore del contenitore diventa più calda, l'equilibrio cambia e la pressione del vapore sulla superficie del liquido cresce. Quindi qui c'è del vapore, dell'alcol che spinge sulla superficie del liquido. La pressione che spinge sulla superficie del liquido, è più grande della superficie che, della pressione, sempre dei vapori d'alcol che spingono sulla superficie di quest'altro, su quest'altra superficie del liquido. Quindi c'è una differenza di pressione tra i vapori d'alcol che stanno qua su questa superficie rispetto ai vapori d'alcol che stanno su quest'altra. La differenza di pressione è causata dal fatto che qui è più caldo perché lo stringiamo nella mano e qui è meno caldo. Dunque questa differenza di pressione spinge il liquido in alto, in pratica sono i vapori d'alcol che spingono, come nella caffettiera Moka, questo livello in basso e lo fanno incanalare su per questo condotto. Più è calda la mano e più rapidamente sale il liquido. Se invece uno stringe, nelle mani, alla stessa temperatura sia la parte inferiore che l'ampolla superiore, allora la pressione dei vapori d'alcol cresce in tutte e due le ampolle. E difficilmente il liquido si muove su o giù, perché non c'è più la differenza di pressione nei vapori d'alcol.